Wavelet Show è lo show di Ondina Wavelet e noi come un flusso infinito incontriamo, sai, come il fiume che va verso la sua foce, diverse anse, dove poterci fermare, guardare la natura e guardare le persone e le persone che si riflettono nell'acqua. E tu sei una straordinaria, soprannaturale creatura acquatica. Grazie, ne sono onorata, se non che una pesca. Turra! Ciao a tutti e insomma benvenuta in quello che è la mia casa. Che... Non vedevo l'ora di incontrarti nel tuo habitat naturale. Letizia è una persona che ho conosciuto 19 anni fa. Eri una bambina, adesso sei poco più di una bambina, una donna meravigliosa con due virgulti. Gaia e Angelica, uno più bello dell'altro, inteso come virgulto. Due stupende. Stupende, meravigliose figlie. Definisco le mie figlie, sono due doni meravigliosi che ho ricevuto nella mia vita. Proprio mi hanno aiutata proprio ad acquisire una piena consapevolezza del mio valore, della persona che sono. A proposito di valore, Letizia, tra un po' arriveremo al modo in cui questo tuo valore si estrinseca in modo pratico, perché so che tu sei, oltre a una bravissima cantante jazz, anche scrittrice, ti sei data alla fotografia, fai delle cose stupende, proprio catturi delle immagini, dei momenti magici. Che non si ripetono. Che non si ripetono. Sì. Allora, visto e considerato che il nostro è un discorso molto intimo tra di noi quest'oggi, vorrei chiederti, il valore, la consapevolezza di avere un valore. Tu un giorno mi hai detto una cosa che mi ha toccato in profondità e vorrei condividerla con i nostri follower. Si parte da un percorso di autostima per ritrovare se stessi e imparare ad amarsi. Pregi e quelli che chiamiamo difetti, che poi non sono difetti, impariamo a valorizzarli come fossero dei tratti distintivi che ci differenziano dal resto. Assolutamente, diventano automaticamente nostre peculiarità. Ok. Valore aggiunto alla nostra vita, anche quelle che sono le sofferenze e i solchi che noi ci portiamo internamente, non sono altro che la bellezza che costituisce la nostra vita. Mm-hmm. Senza poi alla fine andare troppo in profondità, perché a volte andare in profondità e scavare può far emergere delle cose, però come dicevi tu prima, no? Ne parlavamo anche qualche volta riguardo alla vita, al valore della vita. E la vita è un po' come un fiume, se vogliamo. L'acqua comunque viene citata diverse volte nei miei libri. L'acqua, come dire, non è solo fonte di vita, è fonte anche di lavaggio interiore, di cambiamento interiore. Ecco, per me ha rappresentato questo l'acqua. Ho lasciato scorrere la vita come un fiume. A volte ho scelto di essere sasso e di restare ferma sulle mie posizioni, facendo sì che quell'acqua mi levigasse in qualche modo. Altre volte sono stata un sassolino che si faceva portare a valle, cioè si lasciava trascinare perché volevo vedere anche cosa c'era oltre. Perché è bella la solidità, la concretezza, ma è anche importante sognare al di là della propria paura. Cioè, non fermarsi, non essere sasso, ma essere anche qualcosa di più, seguire questo flusso della vita. Meraviglioso. E voglio anche dirti un'altra cosa. Mi piace tantissimo questa immagine che hai dato di te come sasso, probabilmente, posato sul letto del fiume, che si lascia levigare dalle circostanze, perché il sasso viene levigato sì dall'acqua nel suo percorso, ma incontra il ramo secco, incontra mille ostacoli. Sì. E quindi è come dire... Io faccio in modo che le circostanze che avvengono nella mia vita, che di primo acchito potrebbero sembrare, diciamo, non propriamente favorevoli, ecco, le uso a mio vantaggio per lasciarmi lavorare. Esattamente, affinché quello che mi è successo. Io possa diventare una persona migliore. E questo è successo a te. E non solo è successo a me, la cosa bella è stata che da quando utilizzo le parole, io ho migliorato la vita di altre persone. Questo mi ha portato ancora più beneficio, perché ho capito che non era qualcosa costruito solo intorno a me. Ho capito che c'era molto di più proprio quando da sasso grande sono diventata sassolino. E quindi ho scoperto che alcune debolezze che negli altri condannavo in realtà erano anche dentro di me. Certo. Quando ho capito che da quella fragilità io potevo estrarre una forza e aiutare un altro di conseguenza ad estrarre la sua forza, le parole poi sono defluite da sole, si sono costruite da sole, ne sono nati
sette libri, sette romanzi molto intensi di narrativa. Io vuoi farci vedere qualche libro? Li hai qui? Anche te ne faccio vedere alcuni, anche se non li ho tutti purtroppo, perché alcuni, insomma, chiaramente i lettori apprezzano, quindi li ho venduti ai miei lettori. Li ha venduti mentre eravamo praticamente insieme l'ultima in un volta. Locale, così a berci il nostro aperitivo. Un signore si è affacciato, dice: ma lei è scrittrice? Sì, insomma, voglio venduto un suo libro. Lì per lì. Qual è il libro che le rappresenta di più? Io ho risposto: Lacrime di legno, neanche a fare apposta, Lacrime, poiché si riconduce ancora al discorso dell'acqua. Altro che. Gli ho detto: guardi, questo è il libro che mi ha portato via viscere e cuore. E lui mi ha detto: bene, è questo che voglio. Che poi era l'ultimo, era quello che ci tenevo molto a presentarvi. L'ultimo è uscito in ordine cronologico, sì, Lacrime di legno. Esatto, sì. Ma se tu dovessi scegliere un libro che ti rappresenta, se tu dovessi salvarne uno soltanto, io salverei senza dubbio questo libro, Il posto più bello del mondo è da nessuna parte. Lo salverei per diversi motivi. Perché è un libro che si ispira a una storia vera, che poi fondamentalmente è la mia, seppure romanzata è la mia e quella dei genitori, dei miei genitori, che per me hanno rappresentato qualcosa di molto importante, hanno costituito l'individuo che poi ho deciso di diventare. Certo. E c'è il mio viso sopra, quindi io ci metto proprio la mia faccia, perché per me era importante che il lettore comprendesse che in quel viso c'è proprio l'anima di chi ha scritto questa cosa. Parlo di temi molto delicati, sfoggia anche un po' nel thriller, se vogliamo, ma anche molto thriller, molto giallo, e ci sono un po' delle parti misteriose, cose insomma che mi riguardano molto da vicino. Però con un pizzico di fantasia, ed è sicuramente il libro che mi rappresenta di più, perché poi c'è anche dentro molta musica, c'è dentro David Bowie, c'è dentro John Lennon, era l'anno in cui Bowie è venuto a mancare, e questa cosa mi ha segnato molto, perché avevo appena iniziato ad amarlo e comprenderlo, mentre invece John lo amavo già da molto tempo. Quindi c'è dentro musica, c'è dentro mistero, c'è dentro amore, sessualità compulsiva, ricerca di sentimento e di volersi sentire in qualche modo nudi, non inteso senza vestiti, certo, ma spogliati, certo, che è la parte più difficile, è la parte meno facile, diciamo, perché il corpo nudo di per sé è naturale, sì, ma denudarsi davanti a un altro essere umano, cioè mettendo in mostra anche le parti di noi che non abbiamo mai fatto vedere a nessuno e che ancora magari costituiscono per noi, sì, esatto, che non apprezziamo. E come sei arrivata, Letizia, alla piena accettazione di te come essere umano dopo tutte le tue traversie? Sì. Ho dovuto lavorare molto, la scrittura sicuramente mi ha aiutato, è stata come una sorta, ecco, di seduta psicologica, cioè sì, tu scrivi, la carta ti ascolta, non ti giudica, non ha nulla da doverti dire, non la paghi un tot a seduta, cioè tu sei libera. Meraviglia. Di far durare quanto vuoi quelle questa righe, seduta, quel certo. Giorno vuoi scrivere 1800 parole, bene, il giorno dopo vuoi scrivere una riga, va bene lo stesso, lei è lì che ti aspetta. Ecco, quello che dico, un libro è sempre lì che ti aspetta. Quando uno mi dice: ah, sai, non riesco a leggere, non preoccuparti, un libro è lì, lui ti aspetta, lui rispetto alle persone non ti abbandona, ti aspetta. Ed è vero. Perché ha la massima comprensione di quello che tu sarai anche dopo. Perché certo. Magari adesso io prendo questo libro, per me non ha il valore che avrà tra 10 anni o tra 2 mesi. Perché rispetto anche a quello che vivi, costruisci le tue letture e le tue poi scritture future. Quindi sicuramente la scrittura mi ha aiutato molto. E ho fatto un grande cambiamento fisico. Tu sai benissimo, 19 anni fa pesavo 56 kg, ero un fuscello, ma molto fragile anche dentro. Oggi sono una donna di 74-75 kg, insomma si parla di 20 kg in più. Sì, lo vogliamo proprio dire, perché qua ci riconduciamo al discorso della fotografia. La fotografia è stata un mezzo, anche quella, per scoprirmi bella, perfetta e sensuale, nonostante la mia massa. Wow. Nonostante quella che io abbia addosso, per altri può essere perfetta, perché sì, ci sono persone che adorano le donne in carne come me, ma io per accettarmi ci ho messo davvero tanto tempo, e oggi posso dirti che mi sento bellissima e indistruttibile. Questo è un messaggio grazie fantastico. Alla fotografia anche. È un messaggio fantastico, Letizia, perché chissà quante donne ci stanno seguendo che lottano contro se stesse perché vorrebbero la perfezione che non esiste, esatto. Di uno stereotipo imposto dalla società, dai media, quindi dal consumismo, queste influencer alte, meravigliose, anche queste foto, parliamo. Quello che voglio dirvi è che la realtà ritoccate è distorta. Esattamente. È distorta soprattutto perché
Il mercato vuole così, deve vendere dei prodotti e la donna da sempre, purtroppo, è inutile che ce lo diciamo, siamo nel 2020 quasi, ma la donna viene ancora commercializzata e strumentalizzata. Assolutamente. Per scopi ed è sempre che più non sono giovane. Suoi naturali. Ed è sempre più giovane e lo sanno le persone, che le attrici, per esempio, che girano di agenzia in agenzia per fare i casting. Se tu devi fare, reclamizzare col tuo volto la crema antirughe, devi avere 20 anni, 24. Esatto. Perché l'impressione che la consumatrice media deve avere è che wow, quella crema fa miracoli. Esatto. Quindi una donna della mia età tranquillamente potrebbe fare altro che la nonna. Cioè i parametri sono completamente sconvolti. Se invece le persone capissero innanzitutto che il processo di invecchiamento è un processo assolutamente naturale. Naturale e mentale, oserei dire. Esatto, è mentale, esatto. Perché se tu dentro ti senti a tuo agio con te stessa, non ti interessa neanche della più piccola ruga che appare, perché capisci che è tutta una questione di come tu ti senti. Certo. Io ho conosciuto donne che, credimi, tutto erano fuorché belle. Esteticamente rispetto a quello rispetto che ai canoni oggettivamente tradizionali, il canone, però erano così affascinanti e così belle perché sicure di sé da abbattere qualsiasi stereotipo di bellezza che viene proposto al giorno d'oggi sui social. È incredibile. E questo. I social in questo momento ci hanno massacrate. Allora vogliamo cominciare un movimento delle donne, delle follower, sì. A favore dei difetti che non sono più, tra virgolette, difetti, ma sono invece caratteristiche uniche che rendono una donna assolutamente irripetibile. E genuina soprattutto. E genuina, quindi... Sì. Imparare ad accettarsi per come si è, e ti parlo da persona che anche ha fatto tanta fatica e fa tuttora fatica, quindi io lo ammetto pubblicamente. Ogni giorno facciamo fatica. Ogni giorno è un percorso, non si arriva propriamente mai, e anche quando si arrivasse a un certo risultato si riparte per un altro viaggio, ma almeno avere questa consapevolezza è importante. Sì. Leti, vuoi raccontare ai nostri follower dove possono trovarti, in modo che possano sapere di te che cantante stupenda sei. Grazie. Che scrittrice fantastica sei, e quindi trovare i tuoi libri e vedere le tue immagini. Quindi dai una panoramica di quelle che sono le piattaforme social, siti, blog, bla bla bla, dove ti si può trovare. Abbiamo parlato anche del blog. Il blog è uno spazio che è nato ad esempio 3 anni fa, è nato così per gioco, e oggi vanta più di 36.000 visualizzazioni e tantissimi follower, quindi e mi rende felice sapere che un blog comunque letterario, non quindi un fashion blog o qualcosa che riguarda appunto l'estetica, ma riguarda più la parte introspettiva di noi, cioè quella che ti riconduce alla lettura e alla letteratura, sia così seguito. Mi piace perché le persone vedono in quello che scrivo genuinità e fragilità, anche perché io mi espongo a 360 gradi sul mio blog, non ho paura di parlare dei miei problemi, dei miei dolori, quindi e mi avvicino alle persone nel modo più forte possibile, ma perché è quello che mi piace. È il mio blog, la ricetta vincente, porta il mio nome, www.letiziaturra.com. La mia pagina social è letiturra per quanto riguarda il profilo personale, letiziaturra per quanto riguarda quello di scrittrice, e poi vabbè, ho anche diverse collaborazioni musicali. Sono entrata da poco nel mondo dei cartoni animati, lavoro con Stefano Bersola, questi duetti Disney che molti avranno potuto vedere e apprezzare. Abbiamo ripreso un po' quelli che sono i classici Disney e li abbiamo rinfrescati con la nostra giovinezza, si può dire così. Siete fantastici. Siamo giovani insieme, siamo giovani insieme, separatamente siete meravigliosi. Esattamente, meravigliosi. Ci siamo uniti anche con lui dopo 20 anni. È stato bello ritrovarsi e riscoprirsi, perché il bello di ritrovare è proprio riscoprirsi anche, e c'è proprio una cosa meravigliosa, quindi devo dire che sono felice di quello che sta nascendo, di quello che sta venendo fuori. C'è un timer che sta squillando, che cos'è? Leti? Ci sta dicendo che time out, dobbiamo salutare. Sì, in realtà è la sveglia del mio vaporizzatore. Ecco. Perché ho messo su delle goccine alla menta profumate per rinfrescare la casa. Che spettacolo. E mi sta richiamando, vuole la ricarica. Ed è su questo bip 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 che, pur avendo superato di quasi 5 minuti la durata di accidenti della ci sopporteranno, io direi di dovranno sì, io direi di sì, ci amano. Letizia Turrà, cantante, grazie. Autrice, fotografa, mamma felice, grazie. Persona meravigliosa e consapevole. L'appuntamento è alla prossima con The Wavelet Show. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.